Isola dei Famosi 2018, caso Monte, arriva la reazione di Cecilia. Tutti in queste ore si stanno chiedendo cosa ne pensi la ex del bel naufrago di quanto sta succedendo. In molti attendevano con ansia il primo post di Cecilia Rodriguez dopo quanto successo all'Isola dei Famosi 2018 al suo ex fidanzato storico Francesco Monte, ma la reazione della ragazza ha sorpreso tutti. Un po' come quella della madre Veronica, per anni suocera dell'ex tronista di Uomini e Donne, e del fratello di lei, Pierre Elias, che anche al Grande Fratello VIP ha dichiarato di aver sempre avuto un ottimo rapporto, quasi fraterno, con l'ormai ex cognato. Isola dei Famosi 2018, caso Monte, cosa ne pensa la ex fidanzata Cecilia? La prima dei Rodriguez a farsi sentire, seppure con un semplice like su Instagram, che tuttavia la dice molto lunga, è stata proprio mamma Veronica Cozzani. La signora Rodriguez, infatti, ha approvato un post pubblicato da una fanpage di Ignazio e Cecilia, che contestava aspramente chi giustificava Monte, condannandola in genere. Ecco il post condiviso da Veronica. Non starò zitta, non trovo assolutamente corretto il comportamento di stasera della produzione, di Alessia e degli opinionisti. È chiaro agli occhi di tutti quanto stasera si voglia tutelare il cosiddetto pezzo da 90. La trasmissione è iniziata lunedì e quindi perché avete messo le telecamere prima? Si è parlato di un regolamento, che a quanto pare non è stato rispettato. Isola dei Famosi 2018, la posizione della Rodriguez è molto chiara. Se per mamma Rodriguez l'ex genero è colpevole, dello stesso avviso non è il figlio Jeremias, che rispondendo a una fan su Instagram afferma che quelle dette dalla Angel sono tutte cazzate, e che lui senza dubbio è dalla parte di Francesco. Insomma, la polemica continua a essere rovente, e tutti erano in attesa del primo post di Cecilia Rodriguez dopo la puntata. Ma la show Girl Argentina ha stupito tutti con frasi che non possono essere fraintese in alcun modo. Tutto quello che ha pubblicato, infatti, sono dichiarazioni d'amore nei confronti dell'attuale fidanzato, Ignazio Moser, quasi a voler ribadire ancora una volta che se Monte è il passato e non le importa davvero nulla di cosa fa ora, il bel ciclista trentino è il presente e il futuro. Anna mi ha proprio stregato, aveva raccontato il ragazzo a Novella 3000.